Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di videosorveglianza domestica e lo facciamo in compagnia di lui, il Moribot Scout, questo piccolo robot che si muove su quattro ruote. Adesso ve lo spiego meglio quando, dopo che abbiamo fatto l'unboxing, perché prima ovviamente diamo un'occhiata veloce a cosa c'è nella confezione e poi vi faccio un'analisi e vi do tutti i dati tecnici di questo piccolo robot di videosorveglianza. Allora, la confezione è ben fatta di cartone, quelli diciamo più pregiati, con anche spugne protettive sotto al coperchio. Troviamo subito un piccolo manuale di istruzioni con i ringraziamenti dell'acquisto del prodotto e qua abbiamo subito il contenuto della confezione: il Mi Robot Scout, il cavo di alimentazione, alimentatore e base di ricarica. Quindi lui si presenta così. Guardate le dimensioni sulla mia mano, è veramente compatto, piccolo, però è un prodotto che ha una sorta di intelligenza artificiale che gli permette di muoversi nella nostra abitazione, ma di questo poi parleremo tra poco. Poi, come vi ho detto, abbiamo la base di ricarica compresa Type-C, qua abbiamo il cavo di alimentazione per collegare la base di ricarica e qua abbiamo l'alimentatore. Poi qua abbiamo degli adesivi di ricambio perché la base andrebbe fissata al pavimento, quindi un biadesivo è già fissato sotto la base e poi ne abbiamo altri tre nel caso dovessimo cambiare la posizione della base rispetto a dove l'abbiamo posizionata la prima volta. Vi starete domandando cos'è questo quadrato a scacchi, ma ve lo spiegherò tra poco. Quindi questo è tutto quello che c'è nella confezione e adesso guardiamo da vicino il nostro Moribot Scout. Ed eccolo qua il nostro piccolo Scout. Vedete che è molto compatto, lui ha le ruote omnidirezionali, cosa vuol dire? Che non ha ruote sterzanti, ma ha questi cilindretti sulle ruote che gli permettono di muoversi in tutte le direzioni. Lui può andare avanti, indietro, destra, sinistra, roteare su se stesso, muoversi in diagonale, tutto appunto dato da queste ruote omnidirezionali. L'unico difetto delle ruote omnidirezionali ovviamente è il rumore, perché questi cilindretti sul pavimento fanno un pochino di rumore, però è anche vero che con questa tipologia di ruote ha la possibilità di muoversi in pochissimo spazio. Allora, qua frontalmente abbiamo la videocamera, che è appunto il suo punto di forza, perché lui è una videocamera di sorveglianza, è una videocamera in full HD che permette di avere anche la visione notturna ad infrarossi che abbiamo qua sotto, quindi ha la possibilità anche di inquadrarci in modalità notturna. Infatti adesso state vedendo come mi inquadra in modalità notturna, vedete, in questo momento è quello che lui è in grado di fare se lo dovessimo usare quando non c'è luce, perché in questo momento mi state vedendo con 0 luce, avevo proprio spento tutte le luci dell'ambiente. Poi qua sopra abbiamo ancora altri sensori che gli permettono appunto di rilevare la luminosità che c'è nell'ambiente, più un sensore che aiuta la videocamera per rilevare gli ostacoli e quello che è l'ambiente intorno a sé. Poi abbiamo sempre in questa posizione anche un microfono, perché lui è dotato di microfono che gli permette di ricevere suoni e soprattutto, essendo omnidirezionale, ha la possibilità di fare uscire i suoni e gli suoni escono da qua dietro dove abbiamo questi fori. Poi qua da parte abbiamo il pulsante d'accensione, basta tenerlo premuto per 2 secondi e lui andrà ad accendersi. Da questa parte invece abbiamo una funzione interessante, sempre un tasto ma con 2 simboli diversi, perché lui ovviamente è collegabile a una rete wifi, ma in 2 modalità. Abbiamo la possibilità di collegarlo direttamente allo smartphone con il primo LED che abbiamo qua dietro. Lui sarà collegato alla rete wifi creata dallo smartphone, quindi finché lo smartphone è nella abitazione potremo controllare il nostro Scout, vedere le immagini che sta diciamo trasmettendo, potremo dare i comandi allo Scout, perché comunque è la rete wifi creata dal nostro smartphone. Ma se dovessimo uscire di casa, ovviamente in questa modalità non è utilizzabile. Se dovessimo uscire di casa e vogliamo controllare cosa sta facendo il nostro Scout, cosa sta inquadrando, vogliamo impartirgli delle funzioni, allora dovremo passare nella modalità wifi rete domestica e collegarlo al nostro router. Però questa diciamo doppia funzione è comoda per chi non ha un router in casa, perché non tutti usano un router, perché usano solo lo smartphone come rete internet, quindi è possibile utilizzare la rete wifi quando si è in casa e comunque a interagire con il nostro
nostro piccolo scout. Poi sempre qua dietro abbiamo un piccolo foro che inserendo uno spillo andremo a fare il reset del sistema, e qua sotto abbiamo i contatti per la ricarica quando andrà lui nella base di ricarica, appunto per ricaricarsi. Allora, lui ha un'autonomia che dura circa 2 ore in modalità continua, quindi se dovesse essere lasciato libero di andare nel percorso che gli abbiamo impostato, lui potrà andare tranquillamente per 2 ore, mentre in modalità notturna, quindi usando gli infrarossi quando non c'è luce, si dimezza quasi il tempo di utilizzo, appunto perché deve consumare più batteria per il discorso degli infrarossi. Le sue caratteristiche principali sono 4 ruote motrici omnidirezionali, la telecamera in full HD a 1080p con un angolo di inquadratura 120 gradi e la possibilità di riprendere anche al buio con infrarossi. All'interno abbiamo una memoria da 8 giga, ma disponibile per registrare video e foto sono circa 3-4 giga, non c'è la possibilità di inserire una micro SD. Dopodiché c'è la possibilità nell'applicazione che vedremo tra poco, perché ovviamente tutto poi gira intorno anche all'applicazione Scout, che ci permette appunto di configurare, di interagire con il nostro piccolo robot, che è disponibile sia per iOS che per Android, la possibilità di attivare un cloud di registrazione opzionale, quindi non è obbligatorio, a pagamento. E questo è un po' per tutte le videocamere di sorveglianza, per chi ha provato ad utilizzare o ha delle videocamere di sorveglianza, sa che tutti offrono questo servizio cloud a pagamento opzionale, non obbligatorio. Però in questo caso ha dei limiti in più il fatto di non averlo, ed è davvero un peccato, ma poi anche di questo parleremo tra poco. Continuiamo con le sue caratteristiche, che sono la possibilità di avere l'active track, quindi lui è in grado di seguire un soggetto, che sia un animale domestico, un bambino, distingue cani, gatti. Dal punto di vista dell'intelligenza direi che non è niente male. Poi lui, quando gli impostiamo un percorso di pattugliamento, quindi gli faremo memorizzare un percorso di pattugliamento, lo ripercorrerà sempre impostando data e ora, anche giorno, quindi potremo farglielo fare più volte, ritornerà sempre alla base di ricarica per ricaricarsi quando avrà finito il suo pattugliamento, quando la batteria sta finendo. Lui supporta la rete wifi sia 2,4 che 5,8 GHz, come abbiamo detto anche un microfono due vie, quindi è in grado sia di trasmettere nel nostro smartphone cosa sente, perché ha un microfono, quindi ci dà la possibilità di sentire nello smartphone cosa sente lui, e allo stesso tempo, se noi parliamo nello smartphone, uscirà la voce dal piccolo Scout. Quindi anche questa funzione interessantissima, o un qualcosa che attira la sua attenzione, registra dei video da 13 secondi. Poi ovviamente tramite l'applicazione potremo scattare video e foto della durata che vogliamo, se siamo noi ad attivare o meno la registrazione video. Ma adesso direi di dare un'occhiata veloce all'applicazione e poi proviamo questo piccolo Scout in azione. Quindi, come abbiamo detto, l'applicazione si chiama Scout, è disponibile sia per iOS che per Android, bisogna registrarsi per poterla utilizzare, e questa è l'interfaccia una volta che l'abbiamo avviata. Adesso, per farvi vedere tutto quello che è in grado di fare, vado ad accendere il piccolo Scout, quindi premo per 2 secondi il tasto qua sul fianco, lascio e aspetto che il piccolo Scout inizi ad avviarsi. Perfetto, avete sentito il suono, vuol dire che lui adesso è acceso. Infatti vedete che nell'interfaccia sono uscite tutte le impostazioni, e vedete che la configurazione in questo caso è quella wifi rete domestica, infatti è illuminato il piccolo led da questa parte. Se fosse stato illuminato questo led, allora sarebbe stata la configurazione quella diretta con lo smartphone e il wifi dello smartphone. Per configurare il wifi è semplice, entrate nelle impostazioni della rete wifi del vostro smartphone e configurate. Comunque nelle istruzioni è spiegato tutto bene, non vi faccio vedere tutto il passaggio, se no il video già diventerà lungo, così figuriamoci se faccio anche queste descrizioni, non si finisce più. Quindi una volta che avete abbinato il vostro Scout allo smartphone, ovviamente una volta, poi non dovete più farlo, potete entrare nelle impostazioni. Vedete che qua abbiamo il simbolo della rete wifi, quindi il segnale della rete wifi, abbiamo la batteria dello Scout che in questo momento è al massimo, e se vado a cliccare sull'ingranaggio ho tantissime impostazioni. Abbiamo le varie impostazioni per quanto riguarda la rete wifi e la possibilità di associare lo Scout ad Alexa,
a Google Home o addirittura anche a Siri. Quindi lui è compatibile praticamente con tutti gli assistenti vocali. Sotto abbiamo video, quindi possiamo andare a modificare quello che sono le impostazioni per quanto riguarda i video. Poi abbiamo control, che ci fa calibrare o meglio decidere la sensibilità del controllo dello scatto, perché ovviamente lui, una volta impostato il percorso, lo farà in maniera automatica, ma la prima volta il percorso che lui dovrà fare per ispezionare appunto la nostra abitazione glielo dovremo fare noi utilizzando i joystick virtuali che abbiamo sul display, ma tra poco quelli ve li faccio vedere. Poi abbiamo la possibilità di calibrare l'IMU, quindi il sensore IMU del nostro Scout. Lui esce già calibrato, però nel caso volessimo farla, io l'ho fatta, basta appoggiarlo su una superficie molto piana, cliccare su calibrate, dargli il tempo di fare la calibrazione e una volta che ci uscirà la scritta calibrazione finita, l'IMU è calibrato. Poi abbiamo cloud, che è il discorso che facevamo prima, la possibilità di avere questo cloud, ovviamente a pagamento, non è obbligatorio, però ci dà delle funzioni in più. Cosa sono queste funzioni? Sono funzioni che secondo me alcune sarebbero dovute essere date anche senza il cloud, perché comunque le videocamere di sorveglianza normalmente, io ne ho portate tante sul canale, hanno questi cloud a pagamento, non obbligatori. Però la notifica di quando lui o la videocamera di sorveglianza rileva un soggetto non è compresa nel cloud, quindi vi arriva comunque la notifica nello smartphone che è stato rilevato un movimento, mentre qua la notifica vi arriva solo se attivate il cloud, e questo è un peccato perché va a perdere un po' il senso della videocamera di sorveglianza, cioè praticamente mi obblighi a farlo, perché se non ricevo le notifiche mi serve un po' a poco questa videocamera di sorveglianza senza attivare questa funzione, e questo è davvero un peccato. Poi abbiamo system, dove abbiamo le varie diciamo altre funzioni, tra cui la lingua, ovviamente l'inglese e l'italiano non c'è. Poi abbiamo i suoni che possiamo attivare o disattivare, tipo quelli che abbiamo sentito anche all'inizio. Abbiamo la sirena, questa possiamo attivarla, se attiviamo la sirena, quando lui rileverà un soggetto in movimento farà partire un suono, appunto una sirena, che è abbastanza anche forte. Poi abbiamo il firmware, che è possibile ovviamente aggiornare, in questo caso vedete è già aggiornato, ma possiamo aggiornare il firmware direttamente dall'applicazione. Questo è tutto quello che abbiamo all'interno dell'applicazione per quanto riguarda le impostazioni. Adesso andiamo in monitor e lui si andrà a collegare ed ecco qua, questo è quello che inquadra la nostra videocamera di sorveglianza Scout della Moribot. Allora vedete che abbiamo in alto la freccia che ci fa tornare al menu precedente, poi abbiamo il simbolo con la spina della corrente che è per il ritorno verso la base di ricarica, poi sotto abbiamo la possibilità di scattare foto, registrare video, parlare, nel senso che se io vado ad attivare il simbolo con l'autoparlante, cosa succede? Che io parlo, quindi il suono entra dal piccolo Scout ma esce dallo smartphone. Stessa cosa la posso fare al contrario, se io vado a cliccare sul microfono, attivo il microfono dello smartphone e il suono esce dallo Scout. Infatti sentite? Questo è il suono che esce dallo Scout, da questi fori che abbiamo qua dietro. Questo è comodo anche se per esempio abbiamo un animale domestico, perché comunque lui è molto adatto a seguire gli animali domestici, quindi vedere cosa fanno gli animali domestici, soprattutto se magari non siamo in casa o se siamo in un'altra zona della casa, e possiamo comunque interagire parlando ovviamente al nostro animale. Poi abbiamo, come vedete qua, i due joypad virtuali che servono per pilotare, infatti vedete che così va avanti, così va indietro, così mi muovo lateralmente. Questo è il bello delle ruote omnidirezionali, la possibilità di muoversi anche direttamente sul lato o comunque di ruotare a 360 gradi, cioè veramente le possibilità di movimento sono infinite. E poi qua in basso a destra abbiamo tre funzioni, la prima col simbolo della strada, che è quella che ci permetterà di registrare il percorso e farglielo memorizzare, questo percorso di ispezione che lui farà dopo in maniera automatica. Noi ovviamente dovremo pilotarlo per insegnarglielo, una volta che l'avremo fatto, lui una volta imparato
lo farà poi in maniera automatica quando vorremmo farlo partire noi manualmente o programmando le varie uscite durante il giorno o la notte. Poi abbiamo un altro simbolo che è l'Active Track, lui ha questa funzione di Active Track e quindi è in grado di seguire in maniera automatica un soggetto, che sia un cane, un gatto o un essere umano. Questa cosa funziona bene per quanto riguarda l'Active Track in sé, però ha un pochino di handicap per quanto riguarda il muoversi, perché si muove in maniera troppo rapida secondo me, in maniera molto grintosa, e questo in certe situazioni, soprattutto in casa dove ci sono tanti ostacoli, lo manda un pochino in crisi. E poi abbiamo un ultimo simbolo, che c'è un omino che si muove, è il rilevamento di movimenti, ma questo quando lui non è in modalità attiva, nel senso che lui, una volta che è collegato alla base, diventa una videocamera di sorveglianza statica come una qualsiasi videocamera di sorveglianza, quindi è in grado di rilevare i movimenti e inviarci appunto le notifiche, come vi dicevo prima, se però abbiamo il cloud attivato come abbonamento, se no non ci arrivano. Comunque lui diventa una videocamera di sorveglianza statica. Allora, facciamo qualche piccola precisazione: lui è in grado di rilevare gli ostacoli, quindi non andare contro l'ostacolo, poi di aggirarlo quando è frontale a lui e quando sta facendo il percorso che gli abbiamo memorizzato, quindi allora in quel caso rileva l'ostacolo, ma mentre fa l'Active Track no. Se mentre fa l'Active Track trova un ostacolo, ci sbatte contro, e questa diciamo è una cosa che non, per adesso non mi piace molto. Sicuramente è un qualcosa che verrà aggiornato con i firmware. A oggi, se trova un ostacolo con l'Active Track, ci va a sbattere, mentre nel giro di ispezione programmati no. E poi un'altra mancanza è il fatto di non avere un sensore posteriore appunto per rilevare gli ostacoli. Io uno qua dietro gliel'avrei messo. Questi sono i suoi difetti secondo me principali, mentre per quanto riguarda la ricarica, lui ovviamente non ha una connessione con la ricarica. Praticamente la ricarica lui la riconosce tramite questo adesivo a scacchi. Cosa vuol dire? Che la telecamera inquadra questo adesivo a scacchi, quindi capisce che è la base, si allinea a quello che è appunto la sua base di ricarica, poi lui ruota di 180 gradi e con la parte posteriore va a agganciarsi e si mette da solo in ricarica. Quindi, detto tutto questo, perché comunque ci tenevo a diciamo precisare tutto quello che fa e non fa questo piccolo robot di videosorveglianza, andiamo a testarlo appunto sul campo. Quindi ragazzi, andiamo a provare lo Scout. Perfetto, ecco qua il nostro piccolo Scout posizionato con la sua base di ricarica. Questo sarà il suo punto di partenza e il suo punto di ritorno, appunto dopo aver percorso quello che sarà l'itinerario che noi gli abbiamo creato, o meglio che gli andremo tra poco a creare. Quindi adesso noi gli faremo fare un piccolo percorso che lui memorizzerà, dopodiché una volta memorizzato potremo dargli il nome al percorso e fare a partire il nostro scout in qualsiasi momento, percorrere appunto e ispezionare la zona che gli andremo ad insegnare, e in più potremo anche andare a programmare il giorno e gli orari di avvio appunto di questo percorso di ispezione. Adesso andremo a memorizzare un percorso piccolo, quindi staremo qui in zona, giusto per farvi capire, se no diventa una cosa un po' troppo lunga per il video. Quindi iniziamo a fare la registrazione del percorso, dopodiché proviamo se lui ripete il percorso e soprattutto se una volta che ha finito di percorrere il percorso che gli abbiamo fatto memorizzare ritorna alla base, perché come abbiamo detto a inizio video lui tornerà nell'area dove c'è questa base e con la telecamera andrà ad inquadrare questo adesivo a scacchi che gli permetterà appunto di essere riconosciuto dalla videocamera, di essere quello che è il suo punto di riferimento per ritornare a caricare. Questo è, ovviamente è solo quello che ha lui per ritornare, quindi non ha un GPS, lui ripete il percorso e quando arriva nella zona di ritorno dove noi andremo a memorizzargli il finale del percorso, quindi il fine percorso, farà il ritorno in carica. Una volta memorizzato lui saprà sempre che in questa zona troverà questo adesivo a scacchi. Quindi, detto questo, non so se sono stato chiaro, per farvi capire meglio non c'è cosa migliore che provare. Quindi adesso proviamo il nostro Scout con la memorizzazione di un percorso. Andiamo! Quindi iniziamo a registrare il percorso, starò in una zona molto ristretta, giusto per fare appunto capire il senso di quello che sto facendo, quindi mi muovo in varie direzioni.
Una volta che abbiamo fatto il nostro percorso, dovremo ritornare al punto di partenza e con il nostro scout inquadrare con la telecamera il quadrato a scacchi che abbiamo nella base. Una volta inquadrato, basterà cliccare in alto sul simbolo con la spina della corrente, quello che abbiamo in alto a sinistra, il terzo. Lui farà ovviamente la sua analisi di quello che è il segnale a scacchi, quindi quello che è la base di ricarica, e andrà a ricaricarsi. Quindi memorizzerà il punto esatto per il rientro in carica. Una volta che si andrà ad agganciare alla base, avrà finito appunto di memorizzare il percorso. Una volta memorizzato il percorso, andremo sempre a cliccare sul simbolo della strada, quello che abbiamo a destra, e andiamo a selezionare il nome del percorso che gli abbiamo dato. Ovviamente possiamo averne, come ho detto, più di uno. Una volta cliccato, lui inizierà a fare il suo nuovo percorso. E una volta effettuato il percorso, adesso proviamo e vediamo come si comporta, e vediamo se una volta fatto la sua perlustrazione ritornerà esattamente da dove è partito. Quindi iniziamo questa prova di percorso. Vedete che lui si muove, inizia a fare tutto il percorso che ho fatto io in fase di registrazione. Inizia a fare tutti i movimenti che gli ho fatto fare io nella registrazione del percorso, quindi seguendo più o meno, ma in maniera abbastanza precisa, quello che è appunto il percorso che ho fatto io in registrazione. E una volta finito, vedrete che torna verso la base, andrà ad inquadrare la base con la telecamera e andrà ad orientarsi appunto seguendo la figura a scacchi che c'è nella base, per poi andare a girarsi e andare a posizionarsi perfettamente con, diciamo, la parte posteriore dove ci sono i contatti della batteria sulla base. Eccolo qua, avete visto che è ritornato perfettamente da dove è partito. Qua io ho le fughe molto grosse, le avrete notate appunto anche dalla videocamera dello scout. Questo ovviamente non aiuta mantenere le linee, mantenere la traiettoria, perché comunque queste fughe molto grosse lo possono sempre andare un pochino a muovere, quindi a fargli perdere, secondo me, su una traccia molto lunga magari un pochino la direzione di quello che era il percorso esatto che gli abbiamo fatto. Una cosa che volevo farvi vedere che non abbiamo visto nella prova che vi ho fatto vedere poco fa è che lui, quando ovviamente, come abbiamo detto poi anche a inizio video, mentre esegue il percorso memorizzato, se vede degli ostacoli non ci va a sbattere contro, ma li aggira. Infatti adesso io farò partire un'altra volta lo scout e proverò a mettergli davanti un oggetto e un ostacolo, e vedrete che lui si ferma. Perfetto, lui sta iniziando a muoversi. Adesso aspettiamo che parta, perché sta facendo tutte le sue storie, sentite anche dal rumore. Ok, lui ha iniziato, quindi aspettiamo che faccia il giro. Vado a mettergli qua la ciabatta ed ecco qua, avete visto che si è fermato, ha fatto anche un suono, gira, ritorna verso di qua, credo, adesso rileva me, quindi mi sposto perché sennò io ero un altro ostacolo. Vado a mettergli un altro ostacolo, quindi ricambia, adesso è in mezzo a due ostacoli. Vediamo cosa fa. Ha trovato un altro ostacolo che è il muro. Adesso sta cercando probabilmente la base o di aggirare l'ostacolo. Vediamo cosa vuole fare. Si sta muovendo ancora tra gli ostacoli. Vediamo con la sua intelligenza cosa gli consiglia di fare.
Sta ragionando, eh? Ma cosa faccio? Vado a destra, a sinistra, mi giro? Sono pieno di ostacoli, cosa devo fare? Questa è la domanda che si pone il piccolo scout. Ok, adesso dovrebbe trovare la strada perché non ha niente davanti. Vediamo se... No, ci pensa ancora, si sta ancora girando. Secondo me a questo punto sta cercando di trovare la base. Vediamo. Ok, probabilmente adesso la telecamera sta vedendo il simbolo a scacchi, quindi infatti vedete che si sposta verso la base, si sta direzionando, probabilmente adesso si girerà con la parte posteriore verso la base, una volta che l'ha inquadrata, quindi sa il riferimento. Perfetto, vediamo se si gira. Si muove lentamente spostandosi a destra, perché con queste ruote omnidirezionali gli spostamenti sono veramente possibili in pochissimo spazio. Ok, è tornato alla base. Quindi ha capito che il percorso non era per niente possibile da effettuare con tutti questi ostacoli, allora ha deciso di tornare alla base. Adesso direi che è rimasta l'ultima prova da fare, che è l'Active Track. Ovviamente lui è in grado di seguire i soggetti in movimento, però ha dei limiti, che non è tanto nel tenere inquadrato il soggetto, quanto che quando ha l'Active Track attivo non rileva gli ostacoli, né frontalmente, che sarebbe logico frontalmente perché comunque ha un sensore, né tantomeno posteriormente perché non ha sensori posteriori. Quindi per fare questo basterà andare a cliccare il simbolo vicino alla strada, quello che è un mirino, e vedete che già lui ha inquadrato il soggetto che sono io. Infatti l'Active Track secondo me funziona benissimo come rilevamento del soggetto, ma non tanto nel capire cosa gli sta succedendo intorno a sé. Quindi adesso proviamo. Adesso io sono inquadrato da lui, se io cammino e mi allontano, vedete che lui comunque mi segue. Se gli vado incontro, lui fa la retromarcia e tutto questo, ok, wow, funziona benissimo. Wow, che bello, è tutto perfetto. Ma se io mi muovo velocemente, ok, lui continua sì a seguirmi, mi tiene inquadrato, ma se io passo velocemente da questa parte mi perde, ok, se ritorno mi rinquadra, se adesso gli vado incontro vedete che lui non sa più dove sta andando, quindi andrà a sbattere contro al tavolo, perché comunque non ha un sensore anticollisione posteriore. Ma anche frontalmente c'è lo stesso problema, perché se io adesso vengo in avanti, lui arriva, adesso io gli lascio la ciabatta vicino e vediamo se lui mi segue o aggira la ciabatta. Vedete che spinge la ciabatta, cioè non poi si sposta indietro, riparte, però va un po' in confusione da questo punto di vista con il sensore anticollisione, anche perché con l'Active Track attivo va molto più veloce rispetto a quando fa un percorso. Adesso vedete che io mi sto muovendo un po' velocemente, lui mi ha perso, perché comunque se mi muovo veloce lui va andando indietro e mantenendo una distanza dal soggetto, tende un pochino a perderlo quando si allontana troppo. Se gli si dà il tempo di pensare, allora riesce. Se adesso lo faccio venire verso di me perché mi allontano, arriva. Se poi vado indietro, o meglio gli vado incontro, lui va un po' dove capita. Quindi se adesso io mi sposto da questa parte, lui arriva, c'è il muro, vedete che ci va a sbattere contro, perché comunque gli oggetti quando è con l'Active Track non è che li veda molto. Fatte queste prove, direi che adesso possiamo tornare in studio per parlare e tirare le conclusioni di questo piccolissimo scout. Andiamo! Eccoci qua! Allora, avete visto lo scout in funzione? L'avete visto in quello per cui lui è stato creato? Ovviamente non è un prodotto impeccabile, non è un prodotto di sicurezza massima, perché comunque è molto rumoroso dato da queste ruote, soprattutto nel mio pavimento che ha le fughe molto larghe, si sente molto il rumore delle ruote, però è un accessorio davvero affascinante. Poi a me piacciono queste cose robotiche così
un po' innovative, tecnologicamente avanzate per un uso domestico, chiamiamole così, davvero a me piacciono tanto, quindi su tante cose io chiudo un occhio, però capisco anche che ha delle mancanze e delle pecche nel suo funzionamento. Ovviamente gli aggiornamenti firmware lo faranno sicuramente migliorare su tanti aspetti, però adesso in questo momento è come l'avete visto, però a me piace un sacco averlo che mi gira per casa, questo lo devo dire. Io non ho un animale domestico in casa, quindi non ho potuto provarlo su come si comporta appunto con un cane o un gatto, però se qualcuno di voi l'ha provato o lo acquista e lo prova con un cane o un gatto, mi faccia sapere come si comporta. Parliamo adesso di prezzi. Lui è venduto direttamente su Amazon, quindi lo acquistate senza problemi nello shop più sicuro al mondo, e attualmente costa intorno ai 215 euro, però spesso Amazon ci fa inserire il coupon all'acquisto, quindi quando lo acquistiamo ci fa inserire un coupon sconto che lo fa scendere anche tante volte sotto i 200 euro, arriva intorno ai 180 euro. Poi se io ottengo un coupon direttamente dalla Moribot ve lo lascio qua sotto in descrizione video o nel mio canale Telegram offerte. Quindi ragazzi, questa è la mia recensione e la mia prova del Moribot Scout, telecamera di sorveglianza robotica 4 ruote motrici. Se questo mio video vi è piaciuto e l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Anche di lui erano arrivati degli spoilerini un po' di tempo fa, perché ci ho messo un po' a fare questa recensione. Sempre se va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video, e ciao anche da Moribot Scout.